Invito al tavolo Mauro Vanaken, il quale è professore di antropologia contemporanea a Milano Bicocca e il quale ci aiuterà a considerare i cambiamenti climatici come una questione culturale. In che senso sono anche una questione culturale, non solo politica, non solo economica, non solo sociale, per quanto sia tutte e tre queste dimensioni caratterizzanti. Allora, prego la parola a Mauro Vanaken. Grazie mille. Partirò un po' lontano. Questo è un, o meglio, facciamo una piccola premessa. Cultura nei cambiamenti climatici, le nostre percezioni culturali in ciò che ci cade sulla testa come clima, ci cade oggi sulla testa, prima l'avevamo posizionato ben bello, bello solido, naturale, ha a che fare certo con questioni che sono della geofisica, ma le risposte e non solo le cause, le conseguenze sono tutte anche, non solo, sociali e culturali, dal punto di vista umano. La cooperazione, questo lo sa bene, cioè le ricadute sui contesti di marginalità e vulnerabilità sono un amplificatore accelerato. No? Ma quello su cui vorrei riuscire a rifarci un alfabeto, una semantica, dei sensi probabilmente anche, è quanto siano anche molto sociali e culturali le cause, e un po' le avete già viste, ma quanto siano sociali e culturali i desideri di cambiamento. Le cause sono anche i dinieghi, non quelli, come dire, che pensiamo parlando di negazionismo climatico, no, quelli che, in cui siamo tutti un po' affaccendati nel nostro stare nell'ambiente. C'è un lavoro in cui siamo immersi nel diniegare. Partiamo da qui. Allora, questo è un quadro di Turner, se qualcuno lo ha mai amato. Paesaggista molto atmosferico, no? D'inizio Ottocento, colpivano molto i suoi cromatismi, nel nord dell'Inghilterra, tanto più, no? Sembravano altri tipi di paesaggi. Ma ci racconta qualcosa di più oggi, anche la geofisica, guardando, studiando, analizzando questi quadri e quelli della sua epoca, che erano molto connessi a un cambiamento temporaneo climatico, dell'eruzione del vulcano Tambora in Indonesia, molto lontano, allora non lo si metteva in connessione, i dati non si facevano globali. Nell'aprile del 1815, quei cromatismi non erano un'interpretazione culturale di come si legge, in questo caso, no? Si cerca bellezza o interpretazione di significati attraverso l'arte, ma erano profondamente connotati da tutta la nuova piroclastica che è enorme, uno dei più grossi, no? Come dire, eruzioni dei secoli, che oltretutto causò qualcosa di molto europeo, soprattutto nord europeo, ma lambì soprattutto anche di nord Italia, cioè l'anno senza estate, l'anno di moria agricola e animale, di fame, malattie, conflitti sociali, nel 1816 in particolare, quindi l'anno dopo, l'arrivo, no? Di questa connessione ambientale, atmosferica, crisi alimentare, l'abbassamento di 3 gradi, ciò che l'umanità ha spesso vissuto, il clima è sempre cambiato, anche in queste forme subitanee, come dire, straordinarie, al di là delle, no? Cambiamenti, ma verso il freddo, diciamolo così. Mai verso queste forme di surriscaldamento. L'abbassamento di 3 gradi, i cavalli e tutte le forze motrici che vengono mangiati, per lo più dall'elite, e nascono anche diversi prototipi necessari, creativi, di invenzione tecnica per muovere le cose, le biciclette, ciò che oggi poi formuliamo in biciclette, in diverse parti, la Germania, l'Olanda, in diverse parti del nord Europa. Toccò anche gli Stati Uniti e il Canada, quello che oggi sono. Cosa ci racconta questo aspetto? Beh, innanzitutto che le culture e le società sono sempre state climatiche, direi meglio adesso atmosferiche, profondamente interrelazionate all'atmosfera, è il nostro ambiente principale.
e che soprattutto i sedimenti del vento, del nostro essere immersi in continui flussi su un fondale atmosferico, sono la base, in realtà, del nostro modo di abitare, e l'abbiamo dimenticato soprattutto nell'ultimo secolo. In realtà, più che essere terrestri, nel modo di, come dire, addomesticare, dare senso, abitare, siamo sicuramente appoggiati, earthbound, dice Latour, ma siamo immersi in dimensioni, in una vasca atmosferica, che come i pesci non sanno ben spiegare che cosa sia l'acqua. Ah, noi abbiamo smesso di spiegarlo, le nostre parole più principali, cruciali e nostre e altrui, nelle più molteplici creatività culturali e storie di ambientazione, cioè di adattarsi a forme, ad ambienti diversi nel tempo, in modo sostenibile, esprimono che abitare, coltivare, produrre, vivere, pregare hanno a che fare con dimensioni e sapersi relazionare all'atmosfera. Questo è un aspetto che vorrei vedere poi. Ma questo ci racconta qualcosa, questo quadro. Che ciò che sta avvenendo oggi in forma diversa mette in crisi completamente le nozioni, il modo in cui riusciamo a leggere e sentire le nostre relazioni ambientali. In cui è più importante relazioni che ambientali. Non è una questione ambientale, è una questione di relazioni, interdipendenze, dipendenze, anche emozioni delle relazioni. Che è dentro parole come, no? Environment, po' meno, ma altrettanto ambiente, circondare dall'etimologia. Environing è attorniare, girare attorno, avere a che fare con qualcosa che agisce sul fatto che c'è attorno, quanto è atmosfera ciò che gira attorno, oltre ad altre forme di essere viventi. Dico questo perché è evidente che parlare di cambiamenti climatici tocca, e a volte ci manca un alfabeto sociale, ma ce l'abbiamo avuto, e tante culture hanno valorizzato questo aspetto, per leggere la relazionalità dell'ambiente, e soprattutto ha a che fare con un'incredibile crisi, no? Delle relazioni ambientali. Questo è evidente da tutto ciò che abbiamo sentito finora. Ma tornando al quadro, negli stessi anni il clima non si è solo sedimentato nei quadri di Turner, il clima non ha causato il clima straordinario, temporaneo, durò 2 o 3 anni come effetto poi, come dire, di incredibile abbassamento, ma no? E fu quindi temporaneo. Ma in quegli anni la letteratura, per dire chi aveva tempo anche di dedicarsi a leggere il mondo, in questo caso figure intellettuali, ma si potrebbe leggere la storia dal basso, e c'è quella storia di interrelazione ambientale, di chi anche moriva, di chi combatteva per il pane in Inghilterra e via dicendo. Beh, nello stesso anno Mary Shelley, con l'aiuto del futuro marito, che è Lord Byron, elaborò il nucleo diegetico del suo Frankenstein, che fa parte, come dire, di un nostro racconto, di una nostra favola della modernità, che diede poi le stampe nel 1918, sul lago di Ginevra, sotto torrenziali piogge che non finivano mai. Stessa poesia scritta in quei giorni lì da Byron, Darkness, no? Aveva a che fare con la modalità di stare in un tempo anomalo, no? E di riuscire a dar senso, fino a un certo punto, riuscire a dar senso ad un'incredibile anomalia di persone che comunque erano protette e avevano erano in vacanza, no? Non erano in fuga, non erano rifugiati. Stessi anni, i racconti di Dickens hanno a che fare con un'altra storia dell'economia del carbonio, che la chiamo così, le fiabe di Anderson, la strutturazione del primo vampiro, cioè di tutte cose che hanno a che fare con dimensioni di anche spaesamento, ridefinizione della tecnica, i nostri racconti dello stare nell'ambiente, anche. Pensate, The Last Man, l'ultimo libro poi. Allora, cosa sto dicendo? Che atmosfera, che ne siamo sempre stati atmosferici culturalmente, pur le nostre maggiori produzioni, in questo caso, che noi riconosciamo come nostro alfabeto, no? Come dire, racconto. Però ci sono delle differenze. Qui la forza geologica siamo noi, ci riscopriamo forza naturale, non è un vulcano, è soprattutto le forme di emissioni, così lontane, così invisibili,
ma così familiare di cui siamo tanto complici. E questo non è facile. Cioè, se può fregare, ma è così vicino a noi. Siamo noi partecipi a questo Festival del Carbonio. Siamo vulcani umani e poi oltretutto siamo in una nuova area. Semplifico coi termini, non uso termini climatologi che, proprio perché non li so come dire usare in quei termini, ma siamo effettivamente in una nuova area. Se volevamo cambiamento, già lo raccontavamo, ecco, non abbiamo mai vissuto questo tipo di dimensione atmosferica. È che lo sappiamo. Ecco, abbiamo scenari, abbiamo previsioni, abbiamo anticipazioni. E questo provoca anche dei cortocircuiti. Who can forget those moments when something that seems inanimate turns out to be bitterly, dangerously alive? Amitabh Ghosh, che avete visto prima la copertina. Siamo lì, lui ne parla a partire dall'immaginario della letteratura, ma ha a che fare con l'immaginario in cui siamo con i nostri bambini a scuola, ha a che fare con il modo in cui definiamo risorse all'interno dello sviluppo, ha a che fare con l'immaginario con cui non riusciamo più a leggere relazioni perché leggiamo natura, muta, passiva, eventualmente sublime da proteggere, ma staccata in cui il soggetto è quello umano, e poi uno in particolare. L'antropologia ha studiato tante forme di pensare l'umano. Siamo all'interno di qualcosa che non è solo una crisi molto materiale aerea, un cielo che ci cade sulla testa, un inedito estremo che ci terrorizza. Perché le dimensioni del cambiamento climatico portano a quelle parole che abbiamo sentito prima, catastrofe, fine del mondo, che è soprattutto crisi di senso, chiusura della capacità di leggere il futuro nel presente. Non abbiamo le parole per dire che cosa, le metafore per definire e comprendere l'interdipendenza ambientale che oggi, come dire, è ancora più viva, è ancora molto più pulsante. Abbiamo di fronte soggetti che agiscono e reagiscono e forme di vita in modo vibrante, ma fuori dalla nostra padronanza. Perché è importante questo? Perché ha a che fare con la nozione di natura. Ha a che fare con una stranissima nozione di natura, stranissima nella storia delle culture, che sicuramente ha avuto un gran successo, profondamente legata all'economia del carbonio, cioè il capitalismo come economia del carbonio. Abbiamo bisogno di rileggerlo così oggi, di rileggere la nostra storia recente, quella anche della mia generazione del boom, nato nel... ma perché non abbiamo paura, non riusciamo a fare un discorso pubblico, non riusciamo a reagire, non riusciamo a attivare le forme anche di mobilitazione sociale, ma anche, come dire, di identificazione familiare, diciamola così, cibo, energia, si fa in famiglia, i due voci principali. Perché ci aspettavamo fossero muti o che parlassero unicamente quando noi gli davamo un dialogo in spiaggia o nel bosco, in cui, ah, che bella la natura, ho bisogno di... Ma l'abbiamo ammutoliti, e il problema è che siamo abituati a leggere oggetti, non relazioni, non dipendenze, non limitazioni, non etiche incrociate, e questi si... dangerously alive, e questi si ripresentano, ma ancora più possenti, e in un cambiamento accelerato, inusitato, con sensi di cosa? Quali? A livello sociale, come cosa sono? Senso di lutto? La perdita di ogni giorno, anche solo nelle forme di mediatizzazione che amplificano certe dimensioni, no? Che hanno bisogno perdere gli acciai, scomparire, colpa? Colpa, c'è anche quella. Sentimento di colpa perché sappiamo che non siamo come dire, nella dimensione, insomma, Mary Shelley e Byron e Turner non sapevano, no? Che quei cromatismi, non sapevano che quelle polveri, non sapevano che quel freddo fosse connesso a qualcosa di pulsante che era anche straordinario come un terremoto, scusate, anche terremoto, ma soprattutto un'eruzione altrove. Siamo, guardiamo il mondo attraverso la crisi, però crisi è crino, è anche riuscire a discernere
anche proprio nella sua storia, per cui poi è stata traslata, ma ha mantenuto un fortissimo significato, una storia che abbiamo completamente perso, ma che però ci ripetiamo, perché noi confermiamo l'idea di crisi schiacciata sul presente, avendo perso il futuro, avendo perso il futuro. Quando ascoltiamo socialmente i cambiamenti climatici, ci sembra di non poter dire futuro, se non con un sentimento di urgenza che accelera l'incredibile urgenza che già viviamo nel modo in cui si è schiacciato il tempo. Discernere però diversi aspetti che si sono aggrovigliati dal punto di vista sociale, soprattutto qui a casa nostra. C'è molta più aspettativa al futuro nei contesti di un presente fragile e vulnerabile, io sto lavorando in Tanzania, che qui a casa nostra. Ci sono altre risorse culturali nel momento in cui si sa ancora dire futuro, perché si conoscono certe dimensioni e comunitarie e di riconoscimento ambientale in contesti molto più vulnerabili, molto meno sicurizzati dei nostri. Siamo entrati in un contesto di crisi di presenza, un termine antropologo italiano, De Martino, che raccontava delle comunità del sud Italia che non riuscivano più a leggere la propria dimensione nel presente come persi nella storia, non riuscivano più a vedersi in un futuro. Però ne facevano rituali, ne facevano linguaggi, ne facevano musica, ne facevano dimensioni collettive, perché di fronte alla crisi di presenza c'era la possibilità, quella di significare, di dare senso alla perdita, al lutto, ma di dare senso anche a ricostruire significati di relazioni col futuro. Ed era quella la crisi di presenza. Erano quelli i riti della fine del mondo che le culture hanno sempre fatto. Quindi, anche questa è una buona notizia, non è la prima volta che ci affrontiamo con idee di fine del mondo. Questa ha delle diversità inedite, soprattutto dal punto di vista collettivo. Chiaramente i cambiamenti climatici amplificano dinamiche di povertà, tolgono perdite di autonomia ed economica ed ecologica in molti contesti, in molte popolazioni e soprattutto anche all'interno dei contesti. Katrina parla negli Stati Uniti come tanti altri contesti, cioè anche agli interni che pensiamo difesi e difensivi del nord o delle città occidentali abbiamo altrettanto, no, una ridistribuzione non tanto dei beni comuni ma dei mali comuni. Si sta in mali assieme, separati e gerarchizzati sempre di più. È una dimensione, siamo di fronte a una dimensione di impensabile, unthinkable, Amit Ghosh, ma tanti altri l'hanno definita uncanny, o qualcosa che non è pensabile, ma non perché si presenta come tale ed è l'alieno che non riusciamo a pensare, perché abbiamo perso le parole per pensare alle relazioni ambientali che si ripresentano come tali, allora possiamo rifarci un alfabeto. Il modo in cui l'Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa al mondo, aggiungo nella storia culturale, visto che è un estratto, una storia delle tutte le molteplici culture, sì, l'antropologia ha studiato quelle. In molte regioni del pianeta gli umani e i non umani non si sviluppano in mondi incommensurabili secondo principi distinti. Da parte della storia culturale, la nozione di natura, opposta, dicotomica alla cultura, è qualcosa di specifico, di storico, che oggi è parte di questa crisi di presenza che abbiamo, e crisi di leggere anche il futuro, se non in un'urgenza panicante, perché abbiamo anche quella, sollecitante ma panicante. Questa immagine, che in genere leggiamo per bambini, ben rappresenta un aspetto della nostra idea di natura, quella di confinare anche un luogo della natura, o della casa, o dell'addomesticato, o del dove c'è l'uomo, col bisogno di confinarlo molto bene, all'interno di un complesso di relazioni che però deve rimanere separato, ben distinto, dicotomico. Ecco, questo pensare che c'è la cultura perché c'è la natura, e c'è la natura perché c'è la cultura, perché in una modalità assoluta, è una cosa che non è mai esistita, ha avuto un gran successo. Ed è qualcosa che toglie che cosa? La possibilità di leggere interrelazioni con soggetti umani. Cosa intendiamo con questo? Noi intendiamo simbiosi, armonia con natura, che è una nostra invenzione, tanto quanto l'idea di natura dal punto di vista culturale. Tutte le società mettono pezzi di natura, cioè pezzi di cose che sono insignificanti e non attivi, ma sono piccoli pezzi. Ma solo l'Occidente moderno conferisce all'opposizione tra natura e società il ruolo fondante della propria cosmologia. Ecco, natura è una cosmologia.
è un modo di pensarci nel cosmo, possiamo anche dirlo con un certo orgoglio, per poi capire perché con un certo orgoglio siamo terrorizzati da riscoprire che abbiamo di fronte relazioni, interdipendenze che ci cadono sulla testa. La maggior parte delle culture, nelle forme complesse, sistematiche, in cambiamento, negli ambienti più diversi, ha fatto tutt'altro. E anche noi abbiamo fatto tanto altro. Hanno attribuito a ambiente, nelle loro strutturazioni sociali, non nel credere, ma nel fare agricoltura, nel raccoglitori, cacciatori, allevamento, fino al modo di abitare e costruire città, hanno attribuito coscienza, anima, capacità di comunicare, mortalità, capacità di crescere, condotte sociali, codici morali ad altri non umani, ad altri specifici a volte, ad altri cruciali, ma molto diffusi per conoscere relazioni, rischi, somiglianze nei processi culturali di vita. Abbiamo di fronte, prendo solo alcuni spunti che ci sono qua dietro, tante cosmologie. La natura è una cosmologia. Abbiamo bisogno di raccontarcelo, perché è ciò che ci impedisce di capire elementi che rimuove le relazioni. La maggior parte delle culture, qua ed Escolà in particolare, classifica, molto schematico, ma dice possiamo raggruppare quattro modalità in cui in diversi ambienti, nelle molteplici storie, con storie di civiltà, quindi non con collassi e basta di altre culture, che si distinguono tra i due cassetti separati che oggi, con cui siamo imbrigliati continuamente a lavorare, a dire questa è natura, questa è cultura, questa è natura, questa è cultura, senza riuscire a capire che cos'è latte, acqua, un temporale oggi o un albero. Non riuscendo, avendo perso la capacità di leggere le relazioni, ma l'abbiamo semplicemente nascosta, persa. Abbiamo cosmologie animiste, in cui storicamente elementi dell'ambiente vengono riconosciuti e sono strutturanti, fondanti dell'uomo per definire i principi base, in cui si riconosce gli stessi principi base, c'è una somiglianza base con alcuni elementi di ciò che è ambiente. Siamo stati, possiamo dire, in tutte le culture, tutti animisti del vento, per dire, che è alla base di tutte le nostre parole, anche cristiane e religiose, anche di anima, animare. Totemisti che hanno utilizzato e si sono relazionate, Nord America, indiani, che hanno utilizzato elementi non umani come soggetti, possiamo dire soggettoni, per pensare il politico, l'economico della propria cultura, includendo quindi un'interdipendenza in cui noi pensiamo unicamente, no, le questioni pragmatiche. Gli analogisti, in cui si sa, in cui, come dire, si vive, si produce, ci si relaziona a partire dall'idea che le proprietà e forze, ci siano proprietà e forze di entità del mondo che esercitano un'influenza sul destino dell'uomo in modalità reciproca, e quella reciprocità è tutta bella da conoscere, e in cui conoscere, questo vale anche per gli animisti, non è oggettivare il più possibile, ma conoscere tanto più possibile, l'intenzionalità, il punto di vista, la prospettiva dell'altro non umano, che incombe, che c'è, con cui si convive, con cui si coproduce, si mangia, si prega, ma sapere come si comporta un fiume, come pensa un bosco. Allora, tutte queste, è importante, e poi c'è il naturalismo. Ecco, raccontiamoci la nostra storia. Il nostro mito agito con tante contraddizioni, ma che non ci raccontiamo, perché la differenza è che gli animisti se la raccontano. Cioè, come dire, fa parte del raccontare, del contare nelle generazioni questa dimensione del proprio passato. Noi non ce lo raccontiamo, naturalismo. Noi crediamo che la natura ci sia. Quell'insieme di non umani, ridotti spesso a roba, inevitabilmente, che sono fuori dalle nostre relazioni e noi siamo gli unici a scrivere questo mondo. Ecco, pensavamo di essere gli unici attori sulla scena e tutto un tratto, dangerously alive, altro incombe. E questo ce lo rende impensabile. Ma allora rendiamocelo pensabile, potremmo dire meglio sensibile. Perché questi elementi, tutte queste cosmologie, compreso il naturalismo, sono forme di pensare, poi strutturano da sempre
Forma di identificazione, noi siamo. E quanto noi siamo, dicendo natura, nel Gran Festival del Carbonio. Sono modelli di società, sono definizioni del sé e dell'altro, in cui però in natura spesso l'altro scompare nel naturalismo. Scompare, perché non è più soggetto. E scompaiono anche i limiti. Alcuni aspetti del nostro naturalismo. Beh, quello di creare un'indifferenza ambientale, ma non nel senso che siamo, come dire, apatici rispetto all'ambiente, ma nel senso che non siamo di fronte a relazioni attive di coinvolgimento, che non vuol dire protezione. Tante culture sono anche distruttive, seppur animiste, nel senso, o predatrici. Ma sapere che si è interdipendenti. L'ambiente non è più soggetto di relazione, l'ambiente diventa quella possibilità che nasce unicamente con i combustibili fossili, non la natura, ma il modo in cui si è esplicitata e considerata l'idea di natura, beh, quella grande potenza liberabile di padroneggiare tutto un mondo, di dominare, che c'era già in Cartesio, ma la sua possibilità di salvarsi su questa terra come via messianica, una trasposizione religiosa nostra dello sviluppo, è una trasposizione però molto secolare, quasi blasfema, qui anche perché è una leggera divinizzazione dell'umano. Abbiamo fatto un po' confusione. È una dismisura, non sappiamo, non abbiamo più misure, perché non ci sono più limiti, ma perché è possibile, perché non c'è più soggetto che ci relaziona, se non tutto un tratto spaventarci come oggi. Insomma, la natura è costruita come un grande altro, e facciamo così anche in modo contraddittorio nelle scuole, facciamo così tanto più in università, facciamo così in tutti gli ambienti, facciamo così quando mangiamo, cerchiamo di non fare così, ma spesso ci manca un alfabeto. Lascio stare questo. In quel tempo coincidevano il clima e la paura del clima. Certo, perché il clima di paura in cui siamo, con l'incredibile bisogno di scaricare da qualche parte la mole di forme di angoscia che il sociale sta vivendo per tante crisi concomitanti, ma soprattutto quella più invisibile, quella più indicibile, cioè quella delle invasioni, certo, delle invasioni, cioè quella delle invasioni di climi subtropicali da una parte o subsahariani da un altro o polari con nuove, come dire, emergenze. Quelle invasioni non sappiamo dirle, però la sensazione di invasione, di non riconoscimento dei nostri luoghi, proprio i vostri luoghi, cioè quelli di cui ci possiamo sentire riconosciuti, protetti o in cui ci troviamo spaesati a casa nostra, ci rimane e abbiamo bisogno di dirla. C'è qualcosa di insopportabile emotivamente per dire ciò che sentiamo. Non sentiamo, sentiamo quando sentiamo dati, sentiamo quando sentiamo globale e dimensioni potenzialmente catastrofiche, ma anche ciò che sentiamo. Perché stare nell'atmosfera, stare nell'ambiente, e un ambiente che innanzitutto atmosferico, e oggi ce ne accorgiamo, è stare in sfere di coinvolgimento sensoriale soprattutto, che le culture hanno sempre elaborato culturalmente per riuscire a dare senso al tempo che passa e a definire il futuro. Abbiamo di fronte qualcosa che ci rimane, la nozione di natura, insomma, sta diventando indigesta, è profondamente controintuitiva, non ci permette di capire le relazioni ambientali in cui siamo coinvolti, trasformando ciò che c'è molto familiare, che sia l'acqua fino all'aria, fino, come dire, al non umano animale, il cibo, via dicendo, qualcosa di perturbante. Ma perché perturbante? Perché lasciato muto, silente, fuori dalle relazioni, si ripresenta come, no? Uno scacco di relazioni e di interdipendenza ancora accelerate, tanto più nelle dimensioni urbane. È lì che siamo ancora più ambientali e interdipendenti. Siamo di fronte a quell'impotenza politica, sociale, a quel non potere, a quel non saper dire, a quel non dare senso, sentiamo dati, sentiamo spaesamento della stagione o degli estremi che non ci orientano il tempo, non sono il modo di vestirci, ma non ci orientano, distruggono, già in Italia gli elementi, come dire, di distruzione li abbiamo già visti, ma sono, come dire, correnti, oltre a quelli già tutti umani, però... E soprattutto sentiamo, perché stare all'atmosfera è sentire, aspetti correnti che non riusciamo a significare e che non ci orientano anche nel tempo.
il tempo che passa. Siamo spaesati. E questo ha a che fare con un aspetto, quanto tempo manca? 10 minuti. Con un aspetto che salto, ma che ha a che fare con, siamo attivamente coinvolti, senza accorgerne, in processi sociali di diniego, non quelli di Trump o di altri, ma quelli di non riuscire a leggere il nostro coinvolgimento ambientale. In un momento tanto più che si ripresenta in modo massiccio, come qualcosa di molto presente e relazionato a noi, sappiamo le emissioni di anidride carbonica. Per diversi cambiamenti, ma che possiamo iniziare a decostruire. Uno, la visione di mondo, mondo come visto da fuori, in cui, a partire anche da questa immagine, che ha costruito anche l'idea di Gaia e di protezione ambientale, di movimenti ambientalisti, ma ha raffermato soprattutto il fatto che gli uomini possono far finta vedere come fossero fuori, che è quello che facciamo qui. Guardiamo l'ambiente come natura che è fuori, distante, distanziabile, e poi si presenta tutta vicina, e come tale diventa un Heimlich, qua forse c'è qualcuno che, no? Sta dietro, perturbante, cioè ciò che è Heim, ciò che è familiare, intimo, patria, via dicendo, ma che si presenta come l'opposto, la minaccia interna. Ecco, la natura per noi sta diventando questa. Ciò che c'è vicino, interdipendente, ma non sappiamo più leggerle, e quindi è minaccia assoluta. Beh, è un atto di rimozione, ci racconta la psicanalisi, da cui viene quel termine, e le cose rimosse, nascoste, si possono far emergere in un altro modo, non in uno studio clinico, ma in una dimensione di accorgerci ciò, rimparare a stare nelle forme ambientali, tanto più oggi. E questo mostra molto bene, noi rappresentiamo un mondo, l'abbiamo rappresentato e lo facciamo ancora di più, oggi siamo tutti su Google Earth, e agiamo come se fossero due mondi e mezzo, mi sembra che siamo lì come impronta ecologica, ma proprio perché il mondo è qualcosa di visto da fuori. La maggior parte delle culture, e noi anche, ha sempre pensato anche l'atmosfera, ma in termini sferici attorno, cioè esperienziali, giocati sul coinvolgimento attivo. Noi possiamo, abbiamo fatto finta di poterli superare, e questo ci sciocca. No? Abbiamo aria nuova, salto, ma siamo... E c'è questo aspetto che voglio introdurre, diverse responsabilità, ma queste le abbiamo già visto, ma c'è un aspetto, tutto questo ha a che fare con un alfabeto che dobbiamo riuscire a rimappare, parlando, certo, tra virgolette, di natura, anche a scuola o nella cooperazione, di un'economia del carbonio, perché quello è l'attività principale in cui siamo coinvolti in un bellissimo festival in cui ci siamo coinvolti tutti, più o meno, complici, volenti o nolenti. Perché il capitalismo non ha un discorso ecologico, se non averlo separato dall'economico, ma è un regime ecologico. Cioè, nel senso che lo vediamo, gli impatti, le interrelazioni di questa forma di pensare natura e la possibilità di pensarla proprio in una padronanza umana data dal potere del carbonio, che hanno anche un altro potere, quello della permanenza. Quindi possiamo rimanere, altro altanna, all'interno di una dimensione in cui classifichiamo, regoliamo, facciamo finta di sistemare, di riordinare sempre i due cassetti, natura, cultura, natura, cultura, natura, cultura, governiamo il clima, combattiamo il clima, cioè cosa più impossibile da combattere il clima, ma diamogli il nome, e no, diamo un vocabolario di comprensione per sentire, dare senso a ciò che sentiamo delle relazioni ambientali, qui a casa nostra, e poi si può passare di scala. Perché le culture sono sempre campate per aria. Campare per aria, deriva dal latino, era dove si pensava l'accampamento in relazione alle condizioni ambientali atmosferiche. Allora, ma tutte le culture hanno profondamente radicato i propri sistemi di produzione, i propri sistemi di credenze alle relazioni atmosferiche. Ecco, noi l'abbiamo dimenticato, noi l'abbiamo perso. Abbiamo tolto dal cielo le divinità, abbiamo fatto un trasloco e il cielo è diventato lo spazio logistico. Oggi il cielo è, si ripresenta, leggermente vivo e minaccioso. Ma è minaccioso perché, perché pensavamo che non fosse in relazione con noi soprattutto. O pensavamo che fossimo noi ciò che combina relazioni, significati, ciò che scrive terra, quel guardarlo fuori dal mondo. E qui c'è una distinzione. Clima
Voi, noi, l'abbiamo già sentito, non lo vediamo, non lo sentiamo e ammettiamolo, abbiamo anche difficoltà a capirlo. Soprattutto non ci aiuta a dare senso, clima, a livello sociale, ed è una delle ragioni dei dinieghi, non ci aiuta a dare senso a ciò che socialmente sentiamo, e questo vale in tantissime culture, anche dove sono venuti eventi estremi, disastri. Cioè, il clima non si vede, è una modellizzazione, è un insieme anche di complessi dati. Però c'è qualcos'altro che si vede, che abbiamo detto che è distinto, ma che nella cooperazione e nel leggere culture è cruciale, può diventare una risorsa fondamentale, le culture del tempo. Le culture meteorologiche, le culture di cui è fatta ogni agricoltura, di cui è fatto ogni allevamento, ogni modo di costruire case, se sono relazionate alle loro atmosfere, nel loro cambiamento. E quelle sono risorse, sono saperi del tempo che sono la base, perché dire che le culture sono campate per aria vuol dire invertire la negatività dell'aria. Noi, fateci caso, qualsiasi vostro proverbio o senso di parole come fumoso, aleatorio, aria fritta, di ciò che sta in alto, avendo tolto le divinità, abbiamo messo l'insensato. Il problema è che lì invece grossa parte del senso arriva, anche grossa parte dell'azione. E quindi ci sembra di non poter dare molta serietà, eccetto i dati, che però non ci danno senso, eccetto il climatologo, non ci danno senso ai nostri sensi quotidiani. Come possiamo fondare qualcosa di serio quando pensiamo che sia aleatorio? Quando pensiamo che sia aria fritta, quando pensiamo che siamo staccati. Ma questa cosa è un processo culturale di cui abbiamo ridisignificato l'aria nell'ultimo secolo in Occidente. Altre culture hanno incredibili risorse per pensarsi nell'atmosfera, nei suoi cambiamenti, sapere che lassù è da sempre il movimento continuo, certo in un inusitato come questo che sta avvenendo, ma da sempre è il gran movimento, è la grande dinamica informe, ma comprensibile, che orienta le piccole azioni qua giù. Questo perché i significati sono sempre stati per aria, i nomi delle divinità, fino alle parole della Ayurveda, fino ai modi di coltivare che studiano i territori occupati in Tanzania, sono sempre legati agli attori del vento, delle correnti, di informazioni che scorrono dalla necessità di stare dietro i cicli più grandi, dalla loro incertezza a volte, di dover avere sistemi sociali molto flessibili all'imprevedibilità, cose che la cultura hanno sempre vissuto, non la nostra costruita idea di prevedibilità, natura prevedibile perché gestita, perché esterna da me. E ciò ha a che fare col fatto che l'aria noi ci siamo costruiti dal secolo scorso culturalmente, lo dicono tanti, no? Alcuni filosofi, ma storici del pensiero, storici anche dell'economia, come designer già del clima. Abbiamo pensato di climatizzarci già noi il secolo scorso. Ci siamo già climatizzati, ci climatizziamo anche effettivamente, no? Nonostante. E questo comporta una svalutazione del cielo, quindi abbiamo un problema noi che nel momento in cui il cielo si ripropone come qualcosa di potente, in cui noi coagiamo CO2, però se l'abbiamo svalutato forse abbiamo bisogno di rivalutarlo un attimino, perché la maggior parte delle culture l'hanno fatto. È una buona notizia, nel senso possiamo ridar senso, altrimenti stiamo sull'impensabile. O su, no? Come dire, difficoltà a fare i cambiamenti climatici uno spazio pubblico, nelle sue più diverse dimensioni, che siano quelle specialistiche, ma soprattutto a farne un discorso in piazza, a farne qualcosa che diventa un gioco divertente. Perché racconta, toglie rimozioni e porta a raccontarci la realtà che sentiamo e che ci è perturbante e socialmente, emotivamente disturbante. Salto questi esempi palestinesi. Gli inglesi hanno ancora una parola, ma anche noi olandesi ce l'abbiamo. In Italia abbiamo più difficoltà, ce l'abbiamo nei proverbi, per cui le parole, per esempio, weather è transitivo, si sa, si può dire che the weather, I'm weathered, che a Trento si è weathered in un certo tempo, si è, noi non abbiamo la traduzione, anche perché noi abbiamo una confusione tra tempo cronologico, tempo, e atmosferico, no? Sono sempre unite in tutte le culture. Nozione storica di clima in Giappone è fugio. Terra c'è, vento terra. Cioè, non possiamo più continuare, togliamoci l'idea di quella svalutazione del cielo come dissociazione terra-cielo, anche perché questo che si ripresenta è una profonda intimità, a volte devastante, con gli eventi atmosferici. Siamo come granchi, sogliole, fate voi, in un mare atmosferico. Le culture l'hanno sempre saputo.
Siamo noi che ci siamo spogliati di queste certezze. Beh, però la nostra cultura è ancora piena di queste parole. C'è un aspetto che interessa molto la cooperazione qui, perché ciò che si ripresenta oggi nuovo è che ciò richiede forme collettive, organismi internazionali o transnazionali, e la loro difficoltà che vediamo, ma l'area è diventata la common, è diventata il bene comune. In questo momento si porta, ci cade sulla testa però, tutti noi, come male comune, cioè come qualcosa in cui litighiamo, che non sappiamo leggere, che non riusciamo a fare una parte significativa, cioè ciò che ci dà esistenzialmente un senso a livello comunitario nei luoghi in cui non ci riconosciamo più. Ma questo vuol dire creare nuove forme cooperative all'interno di storia cooperative, però in un contesto in cui la nozione di natura e di neoliberalismo portano a un'idea, no? Come dire, in profondissima crisi, ma altrettanto rivendicato, di atomizzazione individuale, di costruzione dell'individuo che è profondamente legato, l'individuo autonomo, a un'idea, come dire, onnipotente, perché energivora, della costruzione del sé. Assolutamente collassante questa nozione che abbiamo di individuo chiuso in se stesso, nei propri insuccessi o fallimenti eventualmente. Cooperare di fronte a questo vuol dire ritrovare, ridefinire, e questo è un bellissimo gioco, forme di cooperazione che sono sempre istituzioni, però sono anche linguaggi, sono sistemi morali, non sono, come dire, lo statuto di un'associazione basta o di un ONG. Per ripensare a conversione energetica, ma anche qui conversione energetica, prendiamo sul serio anche la conversione, che è una parola che deriva da sempre al profondo metamorfosi spirituale o di vertire da qualche altra parte, moralmente e socialmente, ed è lì che siamo bloccati, perché non sappiamo, non abbiamo un alfabeto anche comunitario, lo stiamo sperimentando, ma abbiamo avuto tante storie di queste, le culture ce lo insegnano, di come convertire, di sapere che le relazioni con l'ambiente hanno a che fare con una conversione dell'umano, ma non un postumano o demenze simili, ma l'idea, come dire, di ritornare, dice Latour, sulla terra. Ecco, siamo andati via, planiamo. Abbiamo bisogno di planare e di giocare a nuovi giochi. Volevo dire, c'erano alcune cose su sustainability, ma le salto per finire su due slide. Una, make love, not CO2. Iniziamo a ridefinire, come dire, storici dettami del femminismo del 68, ripresi poi nel 77. Ma attenta a una cosa, perché noi, no, siamo continuamente engaged, siamo continuamente coinvolti in questo far CO2, no? E quindi si tratta di ritradurre anche quel make love, quella capacità di amare, ma non unicamente come idea, come dire, sublimante della natura, che è classica della nostra cultura, no? O distruggi, o tutto un tratto osanni, ma quella di amare le relazioni. Cioè ritrovarsi nei giochi di relazione coi flussi di ambiente che abbiamo, che poi sono energia, cibo, rifiuti, sono bellissimi, se ce ne appropriamo, aria, tutte le reti che non riusciamo a chiamare, perché quando diciamo natura pensiamo al prato verde e abbiamo bisogno per quello di altre parole, abbiamo bisogno di parlare dell'ambiente qua a Trento, qua in questa casa che non sappiamo leggere, come abbiamo bisogno di, quando diciamo economia del carbonio, abbiamo bisogno di farci una mappa alfabetica di dove siamo, la mappa dell'economia del carbonio di una cittadina dove ci sono nomi, dove ci sono politiche, dove ci sono complicità. Abbiamo bisogno di far luogo all'economia del carbonio, non abbiamo bisogno di dire un parolone che poi non ci serve a niente, abbiamo bisogno di renderlo mobilitabile, di renderlo comprensibile, di insegnarlo ai bambini quando parliamo di natura, che i rifiuti sono bellissimi, che il litio nel computer va studiato, che è bellissimo smontarlo, e soprattutto che c'è un'economia del carbonio e che stiamo cambiando. Ma allora abbiamo bisogno di raccontarcela quella, saperla leggere, farne un alfabeto. Perché abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, cioè questo è un Banksy su Venezia, cioè la possibilità di ambientarci nel tempo che cambia non deriva unicamente da un altro modo, come dire, ma di cambiare effettivamente le regole del gioco, cioè enfatizzo veramente l'aspetto ludico, ma non per sdrammatizzare, ma perché stare nell'ambiente è uno dei più giochi più antichi di relazioni, di avere dimensioni
umili, di riscoprire quanto faccia bene quello, riscoprire il gioco dei limiti. Ogni gioco, perché l'insegnante sa che è un bellissimo gioco dei limiti, no? Delle regole del loro potenziale cambiamento, della scoperta dei limiti, perché si gioca con altri. Ecco, noi stiamo giocando con altri, però una grossa scommessa. Ed può essere solo generativo, se però togliamo i dinieghi, con strumenti per leggere la nostra interrelazionalità e soprattutto farla a partire dalle sfere locali, perché il globale ci perdiamo. Grazie. Ringrazio Mauro Vanhaken per questa ricca relazione che ha posto in luce più elementi. Ne riprendo alcuni. Alcuni che hanno carattere, direi, di presupposto. Innanzitutto ha chiamato in causa la nozione di immaginario. Qual è l'immaginario delle società nei confronti del cambiamento climatico? L'immaginario inteso come quel deposito, quella miniera ricca, quell'insieme di idee e di sentire anche che plasma la cultura, le forme con cui noi pensiamo il mondo. Quindi abbiamo ascoltato prima il contributo di uno scienziato naturale e poi il contributo di uno scienziato sociale, di un antropologo. Due letture importanti, non è un caso che siano stati invitati questi relatori, l'abbiamo proprio pensata così, per approcciare la questione dei cambiamenti climatici attraverso sguardi differenti. Quindi la nozione di immaginario e anche, diciamo così, l'invito a pensare l'antropologia non tanto come una scienza che studia gli altri, ma che studia il nostro modo di rapportarci agli altri. Questo è spesso un equivoco che incontriamo. Quando attiviamo sguardi antropologici, guardiamo alle culture altre. Questa è un'idea molto semplice, molto ingenua di antropologia. Dobbiamo guardare quella relazione a cui il relatore ha fatto riferimento. Questi due elementi come presupposti, diciamo, del discorso per riuscire a incorniciarlo. Da un punto di vista di contenuto, riprendo in maniera molto sintetica, me ne scuso, alcuni capisaldi. Il primo riguarda questa tesi per cui in realtà in gioco è il nostro modo di abitare, cioè come pensiamo, ci adattiamo, ci ha detto il relatore, come stiamo in un ambiente. Questo è l'elemento di fondo quando interroghiamo il problema, diciamo così, dei cambiamenti climatici. E questo ci riporta a ripensare, direi, tutta la storia filosofica dell'Occidente nel rapporto soggetto e oggetto, cioè è una relazione, non è una dicotomia. Non a caso Mauro Vanhaken richiama spesso Bruno Latour, uno dei pensatori più eterodossi, direi, che sta proprio mettendo in questione la divisione natura, cultura, soggetto, oggetto, arrivando a tematizzare un parlamento delle cose. Noi non siamo mai stati moderni, è uno dei suoi testi fondamentali. E queste relazioni che ci è necessario ripensare, la nostra relazione col mondo, tra natura e cultura, ci dice il relatore, mi sembra, riguardano anche la sfera del sensibile, le emozioni, la sensibilità, quindi toccano nel profondo, ci toccano nel profondo come esseri umani. Brevemente riprendo una possibile via d'uscita che mi sembra una pista interessante per i nostri discorsi. Ci dicevamo perché è così impensabile pensare questi aspetti. A un certo punto il nostro relatore ci dice la costruzione di senso che ci fa uscire dall'impensabile, cioè se noi assumiamo questo compito nuovo di darci un nuovo alfabeto, nuove mappe, di ripensare profondamente il modo con cui ci siamo rappresentati il rapporto col mondo, allora riusciamo forse ad andare in cerca di nuove parole, di nuovi linguaggi, ed è lì che riusciamo forse ad uscire da questa dicotomia che ci minaccia, che ci appare minacciosa e che spesso ci imprigiona.